Abbiamo parlato di conoscenza, abbiamo parlato di dronologia. Passo la parola a Martina Bussettini, responsabile del settore idrologia di ISPRA, che centrerà proprio il suo intervento sull'approccio geomorfologico alla riqualificazione fluviale. Grazie a Bruno, grazie a voi per aver organizzato questa giornata. Non cederò la presentazione di Agam perché mi ritengo alla mia presentazione, ma condivido il manifesto. Il presidente di ISPRA che non dà un confronto, ma comunque il mio breve intervento oggi è un po' raccontarvi l'esperienza che abbiamo noi come ente di ricerca, che però si ritrova un po' in realtà tra il mondo della ricercatura e il mondo della gestione integrata del territorio. Quindi noi facciamo ricerca applicata, ma forniamo soprattutto servizi, e tra questi anche degli strumenti di conoscenza che possono aiutarci a gestire meglio i processi di cui stiamo parlando oggi, che sono i processi fluviali. In particolare il gruppo che coordino io si occupa della gestione integrata dei sistemi dei processi fluviali, sia dal punto di vista della qualità ecologica che dal punto di vista della pericolosità e del rischio idraulico. Siamo da anni interessati dal processo di implementazione delle direttive acque e alluvioni, e quindi abbiamo cercato nel tempo di sviluppare degli approcci e degli strumenti per comprendere meglio i sistemi e definire quali sono gli impatti di scenari di possibili misure che si possono mettere in atto per raggiungere gli obiettivi di queste policy. Non mi sono messa d'accordo con Carmen Paroli, ma parto anch'io da un dato abbastanza preoccupante, che è il dato sul consumo del suolo in Italia, secondo il nostro ultimo rapporto presentato qualche settimana fa a Milano. Il consumo di suolo cresce e quindi si porta dietro anche gli impatti sui sistemi fluviali, sui processi. E questa è la situazione attuale, ma sappiamo che i nostri sistemi fluviali sono stati ben impattati nell'ultimo secolo, questo è il caso del Magra, dalla forte antropizzazione, i corsi d'acqua si sono assestati a questo insieme pesante e violento di pressioni, modificando il loro assetto, modificando i processi, sono stati per la maggior parte soggetti a forti fenomeni di disequilibrio, di incisione, di restringimento, con tutto ciò che questo comporta sia dal punto di vista degli aspetti ecologici ma anche del rischio idraulico, perché se si istintivamente pensiamo che un processo di disconnessione del corso d'acqua era ben notabile, allontana il pericolo di inondazione, appunto, questo pericolo però si ripropone ben più alto a valle. Quindi la somma delle pressioni che abbiamo avuto nel secolo scorso e l'attuale contesto che non sembra diminuire vanno a minacciare il raggiungimento degli obiettivi di tutte le politiche ambientali, ma non solo, in particolare appunto quella di tutela degli ecosistemi e quelle di riduzione del rischio idraulico. Se pensiamo che i sistemi fluviali sono dei sistemi complessi, dei sistemi che seguono una tendenza evolutiva in risposta alle pressioni a cui sono assoggettati, quindi durante il tempo a variare delle pressioni, della combinazione di pressioni che agiscono su di essi, che agiscono variando il loro assetto morfologico e quindi variando le loro caratteristiche, per cui ogni punto di questa traiettoria, in particolare lo stato attuale, è il risultato di quello che è successo prima, dell'attuale contesto di pressioni. Se vogliamo conoscere lo stato attuale, vogliamo conoscere le tendenze future del corso d'acqua, sia in assenza che in presenza di eventuali misure di qualsiasi genere, dobbiamo analizzare il corso d'acqua nello spazio e nel tempo in chiave di processi geomorfologici. Per cui, da questa fase di partenza della necessità di mettere a punto degli strumenti di valutazione per le varie politiche ambientali, come ISPRA abbiamo creato un gruppo di ricerca coordinato da me per ISPRA, da Massimo Grandi dell'Università di Firenze, Suriano Arrivato e Fabio di Bolzano. Abbiamo messo a punto un primo quadro metodologico per la gestione integrata del sistema di processi geomorfologici fluviali, come dicevo, partendo dall'esigenza di sviluppare un metodo per la qualità morfologica.
già in parte, diciamo, già parte degli strumenti previsti dalle norme vigenti, ma anche uno strumento a supporto dell'attuazione della direttiva Arbioni. Per come abbiamo visto, hanno spesso degli obiettivi contrastanti. Questo strumento lo abbiamo progettato soprattutto per gli enti competenti che operano sul territorio. Abbiamo infatti, per quanto riguarda la parte di qualità morfologica, gestionato diversi eventi di formazione. Il prossimo sarà aperto nella seconda settimana di luglio. Cos'è il, appunto, come dicevo, un quadro metodologico che tiene conto del contesto spaziale, delle diverse scale, quindi dalla scala di bacino alla scala del tratto, che quella per noi omogenea a livello di processi morfologici, ma anche alle scale più piccole, diciamo, più di dettaglio, tiene conto, come abbiamo visto prima, del contesto temporale ed è caratterizzato da quattro fasi. Nella prima fase andiamo a caratterizzare il sistema fluviale, a segmentarlo in componenti significative e a caratterizzarlo anche dal punto di vista della produttività e della connettività dei sedimenti, quindi in chiave di bilancio di sedimenti, possibile presenza, assenza o trasporto. Nella seconda fase andiamo a vedere che cosa è successo al nostro sistema nel passato, qual è stata la tendenza evolutiva del corso d'acqua nel passato del sistema soggetto a un certo insieme di pressioni, e andiamo a valutare anche le condizioni attuali, quindi lo stato attuale sia in chiave di qualità ecologica che in chiave di pericolosità e quindi di potenziale rischio idraulico. A quel punto andiamo a vedere se lo stato attuale è coerente con gli obiettivi che ci vogliamo prefiggere per gestire il nostro sistema e andiamo a vedere quali sono le eventuali misure da mettere in atto e quali sono gli impatti di queste misure attraverso tutta una serie di analisi. In questo modo abbiamo una serie di scenari che possiamo offrire al decisore e che possono andare a informare una gestione consapevole delle scelte che poi si faranno possibilmente. Quindi, come ho detto, andiamo a valutare sia la parte relativa agli aspetti ecologici con l'indice di qualità morfologica, sia la parte relativa al rischio idraulico, quindi che sono gli aspetti complementari dello stesso processo, no? E in questo caso abbiamo sviluppato diversi indici, questo è l'indice di dinamica morfologica, mi allaccio qua a quello che si diceva prima sullo spazio, di dare spazio ai fiumi. Chiaramente possiamo vedere nelle figure A e B, nelle foto, un fiume magro, un fiume ad elevata dinamicità, quindi elevato dinamismo, quindi questo effettivamente si vede, insomma, che il fiume tende ad espandersi e quindi ad essere sede di vasti processi alluvionali, per cui qualsiasi tipo di insediamento nelle aree che dovrebbero essere destinate alla sua espansione chiaramente va a incrementare il rischio. Nella fase 3, come dicevamo, andiamo a vedere quali sono gli scenari futuri, se mettiamo in atto determinate misure, se mettiamo in atto su alcuna. Uno degli esempi è la previsione di quali possono essere gli scenari futuri in risposta a diverse strategie di gestione dei sedimenti. Questo è il caso del fiume Piave, uno studio fatto da Antonio e da altri. Sulla sinistra andiamo a vedere i dati derivanti dal monitoraggio per circa 2 secoli della larghezza dell'alveo e anche della profondità, la profondità stessa dello stesso monitoraggio romane. Vediamo che fino agli anni 90, cioè fino a quando c'è stata una forte attività estrattiva, oltre che una forte costruzione di opere idrauliche, ma soprattutto una forte attività estrattiva, il fiume ha continuato ad incidere e a restringersi, dopodiché c'è stato un lento recupero. Ora, se in base a questa analisi che deriva dal monitoraggio, andiamo anche a fare un'analisi a scala di bacino, a scala di tratto, di quelli che sono le possibili fonti di sedimento e come queste sono collegate al corso d'acqua, possiamo pensare di mettere a punto degli interventi o a scala di bacino o a scala di tratto per ridare sedimento al corso d'acqua, ridare dinamica e vedere quali sono le risposte a questi diversi interventi ma anche all'assenza di intervento. Se ci focalizziamo su questo grafico, questo grafico sembrerebbe dirci che c'è un recupero di sedimenti, una gradation, come dicono alcuni amministratori,
sovraimpegnamento del corso d'acqua e che quindi è giusto e anche come dire salutare estrarre sedimenti dall'alveo in modo tale che possa in qualche modo diminuire il rischio idraulico associato a questo sedimento. Arriviamo anche ad esempi parossistici di questo tipo di credenze che abbiamo avuto, quindi la battaglia per la pulizia dei fiumi, addirittura campagne elettorali, ma spero che siano elementi parossistici. Quello che volevo sottolineare è il fatto che ci stiamo qui focalizzando sugli ultimi 10 anni, e qua se torniamo sul grafico sopra, quello di lungo termine, vediamo che questo è semplicemente un decennio rispetto a circa a più di 10 secoli, quindi il recupero del corso d'acqua lungo il termine di sedimento, quindi di larghezza, è minimo rispetto alla devastazione che c'è stata negli anni precedenti, quindi bisogna stare sempre attenti a circoscrivere bene il sistema, quindi ad esaminare le scale appropriate per capire come funziona e come risponde a determinati interventi, per arrivare poi appunto alla gestione che diciamo possa essere più consapevole, più cosciente. Questa è l'ultima fase del nostro sistema, semplicemente per dire se noi abbiamo degli obiettivi delle diverse politiche, qui abbiamo formalizzato la qualità ecologica o la sicurezza, andiamo a mettere in atto degli scenari, dobbiamo vedere come questi vanno a impattare sugli obiettivi delle altre policy e alle diverse scale, e quindi alla fine arrivare ad individuare delle azioni e delle priorità. Questo approccio, che ovviamente ho semplicemente raccontato in un flash, in un manuale che sta sul nostro sito, insieme a tutte le schede di monitoraggio, di valutazione, eccetera. Abbiamo recentemente pubblicato anche una parte successiva, che è quella delle scale più di dettaglio, di quelle scale in cui l'idromorfologia si collega meglio con i processi ecologici, quindi la scala più adatta a collegare appunto l'aspetto fisico e l'aspetto biologico. Andiamo alle conclusioni, poche conclusioni, alcune conclusioni. Dicevamo che i sistemi integrati sono sistemi complessi, non possiamo semplificare l'analisi perché dobbiamo conoscere le tendenze passate per capire qual è lo stato attuale, per capire qual è la risposta futura, sia in termini di qualità, come dicevo, che di pericolosità, e in questo modo informare i processi decisionali futuri. Quindi abbiamo bisogno di strumenti quali quelli di analisi geomorfologica per gestire i nostri sistemi, i nostri processi, e IDREM è uno degli strumenti, lo metto a soddisfazione. Occorre però per questo, per fare delle analisi corrette con un margine di incertezza accettabile, ripristinare le attività di conoscenza del sistema integrato del territorio in termini di monitoraggio, perché sì, è vero, conosciamo bene il territorio. Però per quanto riguarda, ad esempio, le portate dei corsi d'acqua, quindi delle storie, non abbiamo molti dati, le scale di flusso non sono state aggiornate da molti anni e i fiumi italiani sono dei fiumi molto dinamici, per cui non possiamo utilizzare ad esempio le serie di livelli geometrici senza avere le scale di flusso aggiornate. Per promuovere il ripristino di questa attività è stato messo a punto più di un anno fa, circa 2 anni fa, un tavolo tecnico dei servizi di idrologia operativa coordinato dal presidente di Istra, e che vede insieme tutti gli uffici che nelle regioni e nelle province autonome si occupano di idrologia, sia dal punto di vista del monitoraggio che della pubblicazione dei dati. E tra le attività che stiamo portando avanti, che riguardano l'intera standardizzazione della catena operativa, quindi del monitoraggio e della pubblicazione, c'è anche e soprattutto quella del potenziamento della rete di monitoraggio delle portate. Quello che ci aspettiamo, in particolare io, credo che ci sia di nuovo un finanziamento sulla fase del capitolo di bilancio, un po' come era la legge 183 del 1989, perché conoscere i sistemi ci consente di migliorarli, si pensi ad esempio anche alle concessioni stesse, che vengono talvolta date senza sapere poi qual è la risorsa che circola in un determinato contesto. Ma comunque, tornando all'analisi dei sistemi, è anche necessario che vengano creati degli appositi indirizzi, degli appositi
molti percorsi di studio per formare degli specialisti nella conoscenza e nella gestione dei processi geomorfologici fluviali. Ad oggi la geomorfologia fluviale, soprattutto quella quantitativa, se va bene, è oggetto di un paio di lezioni in qualche facoltà di scienza della terra o in qualche facoltà illuminata di ingegneria o di scienze forestali. E questo è un grosso handicap, perché sono figure molto necessarie per inserire le problematiche sul nostro sistema fluviale. E come dicevano prima i colleghi che mi hanno preceduto, c'è la necessità di informare, di formare una cultura dei corsi d'acqua, dei processi fisici, anche nella popolazione, una gestione appunto consapevole dei sistemi fluviali, perché banalmente governiamo efficacemente solo ciò che conosciamo, ma per conoscere bisogna investire. Questo è il mio video. Grazie per l'attenzione.